Prende il via ufficialmente oggi la 725esima edizione della Perdonanza Celestiniana. Alle 19.30 davanti alla Basilica di Santa Maria di Colle Maggio, il sindaco Pierluigi Biondi riceverà dal giovane campione di atletica Leonardo Puca il fuoco del Morrone, con il quale accenderà il tripode della pace intorno alle 19.45, dichiarando l'apertura del Giubileo Aquilano, il primo della storia del cristianesimo. Ma il primo gesto vero e ufficiale della festa, che si protrarrà fino al 29 agosto, è stato questa mattina a Palazzo Fibbioni il passaggio di consegne, novità assoluta nel rituale della perdonanza tra i principali figuranti. La dama della bolla del 2018, l'atleta paralimpica Paola Protopapa, ha consegnato l'astuccio in cui per secoli è stata custodita la bolla del perdono di Papa Celestino V a Luce Cruciani, la dama del 2019, che lo porterà nel corteo del 28 agosto. Il giovin signore Federico Vittorini ha ricevuto invece il ramo d'ulivo del Getsemani dalle mani del sindaco Biondi, ramo con cui il 28 agosto il cardinale Giuseppe Bertello percuoterà per 3 volte la porta santa della Basilica di Santa Maria di Colle Maggio. Intanto sono giovani e sanno il messaggio che stanno portando, quindi quello del perdono rimane comunque il fulcro di questa manifestazione, e quindi il fatto di vivere il futuro senza rancori, cercando anche, sia anche in ambito del lavoro, dell'amicizia, eccetera, di superare e andare sempre avanti. Penso che questa è un'educazione che dobbiamo trasmettere, e loro ne sono un simbolo. L'auspicio più che altro, perché ci dobbiamo ancora lavorare molto, che la perdonanza ha una sua continuità nel corso del tempo e non è un evento che si verifica solamente nell'ultima settimana di agosto. Perché la perdonanza deve diventare il tratto distintivo di questa città, e speriamo attraverso il riconoscimento dell'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità possa essere un primo segnale. Questo passaggio di consegna farà una persona matura, straordinaria come Paola Protopapa, con grandi successi alle spalle, di vita ed agonistici, e a Sara Luce, che invece è una ragazzina che si sta affacciando alla vita, dà anche il segno di come noi un po' più adulti dovremmo stare vicini a questi giovani, accompagnarli, aiutarli e nel momento giusto passargli il testimone dell'impegno in favore di questa città.